Non credo si siano spawnati mob là sotto. Oh, ma guarda che sfiga. Non si vede nulla. Proprio lo sapete quando si dice nulla? No, 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 un attimo. Ok, ce l'ho qua. Potrei anche morire, voi dite. Invece non morirò, non morirò, non morirò, non morirò, non morirò, non morirò, non morirò. Non morirò! Che culo. Un cuore e mezzo. E lì stavano partendo le peggio bestemmie del mondo. Mamma mia, mi sono salvato a culo. Un'altra volta. Stavolta mi sono salvato. La prossima volta non devo fare più una cazzata del genere. E adesso il ritorno sarà ancora più difficile. Mi stai dicendo forse questo? Sì, ti sto dicendo questo. Perché non mi piazzavo le torce in mezzo all'acqua? Io devo provare. Devo provare di nuovo. Ah, oh, dai, ora me l'ha piazzata. È una pezza di merda, stacco. Ok, va bene. Ah, giusto. Siete niente. E siamo qui. Ti prego, non lava. Ormai che mi hai fatto arrivare qui, ti prego, non lava. Ok, no, bedrock. Siamo. Perfetto, perfetto, un altro. Bello. Oh sì, abbiamo anche la spada in diamante. Forse è la fortuna del principiante, ma non lo so. Ok, dobbiamo fermarci a tappe assolutamente. Ok, la prossima tappa è quella e poi le future tappe saranno fatte con la torcia. Ok, no, possiamo salire tutto con la torcia. Però qui possiamo fare semplicemente così. Ok, vediamo se funziona. Sì, funziona, funziona. Addirittura la droppiamo di nuovo. Sì, perché la riprendiamo. Perfetto. E ogni tanto allora vi farò vedere. E luce fu. Oh. Ah sì, perché cade l'acqua. Cioè non cade più l'acqua. Stiamo salendo molto lentamente, ma stiamo salendo. Abbiamo preso 6 diamanti. Cioè, una cosa così figa non ci poteva capitare. E un pochino la fortuna è girata dalla nostra parte. Sono 38 minuti. Spero che il computer regga la memoria. Cioè, se dovessi morire quando salgo là sopra, poi mi arrabbio veramente. 40 minuti. Già la metà di quanto ha fatto quello lì con l'americano nel video. Dato che 20 minuti c'è stato solo a battere l'Ender Dragon. Dai, io ce la posso fare. Devo trovare adesso solo una pozzanghera di lava. Una pozzangherina di lava. E sono a posto. E mi faccio pure una spada in diamante. Che la userò contro l'Ender Dragon. E siamo qui! Ciao. E siamo qui, finalmente. Allora, facciamoci subito sto piccoccio in diamante. Ok. E facciamoci subito pure sta spada in diamante. Che la usiamo un po' in giro per uccidere gli Enderman. Ok, questa la sostituiamo subito e questo sostituiamo e prendiamo il piccone in ferro. Qui c'è un altro po' di ferro. Non dobbiamo stare molto nelle fornaci. E qui non c'era più nulla. Direi di proseguire verso un'altra zona. Il diamante l'abbiamo preso. Ci serviva solo un pezzo di armatura. No, sono 7. Cavolo. Possiamo farci l'elmetto. Va bene. Tanto cambiando la proprietà degli addendi, il risultato non cambia. Ok, direi che questa volta me la prendo, perché ogni volta ho problemi nel cercare legno. Il letto me lo prendo pure e non ho spazio, quindi buttiamo tutta sta cobblestone. Sono stupido, impressione mia. Vai. Tutto sto schifo qui. I funghetti non ci servono più. Questa ce la teniamo, perfetto. E andiamo verso quella parte, sperando di trovare un po' di lava nel deserto. Facciamo subito il piccone di diamante e andiamo subito al Nether a prendere un po' di cose dai blades.
sperando che troviamo un po' di lava in giro. Anche trovare una caverna comunque non sarebbe. Oh, bellissimo. Anche qualche ragno, perché così almeno vi faccio gli archi. Cerchiamo di non sprecarci tutto il cibo, solo nella strada. Ovviamente non è che mi può capitare una pozza di lava in giro come che gli capitava a quel povero Crasto. Due maiali insieme. Belli. Ok, questo. Oh, bellissimi. Una porcata, assurdo. Ok. Uccidiamoli tutti. Ogni mese fare tipo una serie del genere, tipo una speed hardcore per superare i miei record. Appunto che non penso, eh. Cioè, non penso assolutamente che questa la riuscirò a finire al primo colpo. Perché ancora sono inesperto, anche se ho fatto tantissimi episodi dell'hardcore. Però comunque sono inesperto e quindi potrei morire anche da un momento all'altro, cadendo in qualche dirupo. E qui ci sono delle mucchine. Le mucchine servono pure. Non scappate. Non scappare. Scappate a fare. Che cosa ci potrebbe servire la pelle di utile? Qualche cosa di utile con la pelle. Forse tipo armature a pezzi di schifo. Abbastanza inutile. Basta con questa roofed forest. Ogni volta che dove mi giro c'è uno schifo di foresta. Sono caduto dentro l'acqua. Pure. E qui ci sono mucche. Quando le cerco non ci sono mai, quando non le cerco sono tutte qui, darmi la loro carne. Ma io stavolta le accetto la carne. Perché comunque di strada ce n'è molta. Anche per trovare. Oh! Non ci credo. La fortuna sta girando dalla mia parte adesso. Devo. Mamma mia, se trovassi un po' di ossidiana là dentro sarebbe il top. Ok. Là ci sono altre mucche. E ci sono pure le coltivazioni, quindi altro cibo. E c'è pure il fabbro. Attenzione. Se ci fossero due fabbri, ancora meglio. No, vabbè, dai, non esageriamo. Tutte ste mucche qui. Dove vai? Non scapperai tanto. E secondo me pure sti cosi qua vendono qualche cosa. Smeraldo per pane. 10 smeraldi per un piccone di diamante. 3 smeraldi per una scherza di merda. Tu che fai? Uno di smeraldo per 7 di carne, tu sei pazzo. Non c'è niente che commercia cose buone per smeraldi. Comunque non mi interessa. Bene, abbiamo evitato anche di farci altro ferro. Abbiamo finito l'armatura. Questo lo lasciamo qui. E una work la troviamo dentro quella della libreria, mi pare. La libreria. È questa. No, è questa. No, dove caspita è la libreria? Questa non è la libreria. Vabbè, ma ce l'ho qui. Chissà. Ciao. 10 di pesce. Queste sono mie. Queste piccole braghe. Ok, adesso ho tutta l'armatura. Devo solo trovare. Devo solo trovare una pozzanghera di lava o una caverna che scenda fino al livello 12. E poi vado al Nether. Prima devo trovare qualche cosa di questo. Di queste due. Ovviamente qui non c'è nulla, potrei scavare là sotto, ma perderei solo un casino di tempo. E inoltre non ho più una pala. Tutte queste cazzo di mucche. Almeno abbiamo un po' di cibo infinito. Cotto ne abbiamo un bel po'. Crudo anche di più. Ok, forse anche. Ah. Un canyon è buono. Un canyon è molto buono. L'ho riconosciuto da lontano. Io so che tu sei un canyon. E inoltre adesso che ho tutta l'armatura in ferro. Oh, buonissimo. Là sotto c'è addirittura. Questa qua scende di molto, eh. Quindi posso scendere veramente tanto. Questo qua a letto me lo porto, dato che comunque un canyon è all'aperto e per ora non devo uccidere nessun Enderman. Lo so, non prendermi in giro. Nel frattempo qui si generano chunk. Vai. Dai. Sì, ma qua è brutto dormire. Mi si sveglio con un bug e qua muoio. Dai, dai, dai. Posso scendere anche da qua. Là c'è un ragno di merda. Guardate quanta achievement tutti in uno, eh. Ok, allora dobbiamo scendere con l'acqua. Dobbiamo
Secchio ce l'abbiamo, l'acqua pure. E dobbiamo riprendere poi di nuovo quest'acqua perché se dobbiamo fare un po' di ossidiana. Ok, scendiamo da qua. Ok, nel frattempo vediamo di fare un po' di cobblestone. Aspetta. Un attimo, acqua di merda. Devo ammazzare per forza. Facciamo così. Facciamo più cobblestone possibile. Alla fine stiamo scendendo subito in caverna, eh. Ossidiana, ti prego, un po' di ossidiana. Fa che si è formato un po' di ossidiana da qualche parte. Schifo. Ah, maledizione, perché? Ok, non dobbiamo scordarci che qui comunque siamo in territorio molto nemico. Scendiamo da questa parte. Aver trovato già un canyon è una fortuna disumana. Se trovo un po' di ossidiana, ancora meglio. Qui? Io? Ecco, un mucca di merda. Oh! Ma quanto è profonda? Ok, facciamo così. Ok, penso che là sotto ci sia veramente l'ossidiana invece. Perché scende tipo troppo. Scendiamo pure noi. E scendiamo pure noi. Dai, però acqua, dovresti darti una mossa. Spero solo che non ci sia qualche. Oh, ok. Poteva capitarci di meglio. Oh, un attimo, un attimo, un attimo. Oh, merda. Ok. Siamo scesi. Siamo scesi in qualche modo. È ossidiana. Benissimo. Ok. Si potresti pure finire acqua. Ok. Ci sono decisamente troppe vie. Quindi pure troppi mob. Potrebbe esserci pure altro diamante, ovviamente non mi dispiacerebbe affatto, ma io per ora faccio un po' di torce, perché mi sto cagando in mano. 8 torce possono bastare. Ok, mettiamo qui un pochino dappertutto, risaliamo poi nello stesso modo in cui siamo venuti, o con l'acqua o con un po' di coso, di cobblestone, e saliamo su. Ciò che mi preoccupa di più invece ora è prendere l'ossidiana. Sempre, devo stare sempre allerta qui, eh. Ok, siamo arrivati a 50 minuti. Ancora dobbiamo cercare un bel po' di cose. Se trovo un po' di diamanti. Mi ritengo l'uomo più fortunato del mondo se trovo qua diamanti. Ok, direi di prendere qui dell'ossidiana. Perché mi sembra anche la parte più sicura. Quindi faccio così. No, 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 le torce vicino a me. Ok, qui diamanti? No? Lì diamanti? Più che altro mob. Ma guardate quanto si espande sto schifo. Non c'è neanche un minimo diamante. Va bene, dai, mi accontento. E adesso qui sprecheremo un bel po' di tempo. Ok, l'unico modo di scavare è questo. Più che altro mi spavento da dietro se mi arriva qualcuno, quindi devo fare così. Come sprecare cobblestone, eh? Attenzione. Vabbè, utilizziamo anche questo mentre ci siamo. Ok, adesso l'unica direzione dove possono venire i mob sono lì. Ovviamente li tengo d'occhio. Cioè, insomma, vabbè, dai. Proviamo a distruggere tutte cose. 50 minuti. E non li sentiamo. Ok, ed è uno. Non mi piace questa situazione però di scavare. Se mi arriva qualcuno comunque. Non lo. Mamma mia. Ma te ci sono mai mega cacazzi. Siamo a 4, quanto ce ne servono? 3, 3, 6 e 4, 10. Va bene. Se troviamo anche un po' di ferro qui sotto lo prendo, perché ci può servire anche per fare il flint and steel. Ok, adesso ci stiamo allontanando troppo, ma non mi piace. Facciamo così.
4, ancora 4 siamo a 50 minuti.